Non c'è stato nulla da fare per Angelo Di Falco, morto qualche ora dopo l'arrivo all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Troppo gravi le ferite riportate a seguito dell'incidente di ieri alle 5:20 del mattino sull'ex SP17 Vittoria Scoglitti. Il giovane vittoriese di 23 anni ne avrebbe compiuti 24 il prossimo 17 ottobre, era alla guida della sua Fiat Idea quando, per cause ancora in fase d'accertamento, è andata a sbattere contro un palo della luce a pochi chilometri da Vittoria. A causa del violento impatto, l'auto si è ribaltata più volte, arrestandosi al centro della carreggiata e provocando un secondo incidente che ha coinvolto due centauri di 27 e 18 anni in sella a uno scooter Honda, residenti anche loro a Vittoria e provenienti dalla stessa direzione di marcia dell'automobile. Gravi le condizioni del 27enne che era alla guida dello scooter, la cui prognosi resta riservata. Meno grave invece il quadro clinico del passeggero trasportato al civile di Ragusa. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter non avrebbe fatto in tempo a deviare l'autovettura che, ribaltata, occupava l'intera carreggiata, perdendo il controllo a causa anche dei detriti lasciati sul manto stradale subito dopo l'impatto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare non poco per estrarre il giovane dalle lamiere, anche la Polstrada e due ambulanze del 118.